Buongiorno a tutti, bentornati sul canale di MEPLO. Oggi parleremo delle modifiche apportate con la riforma Cartabia agli istituti della mediazione e alla negoziazione assistita. La mediazione ha subito delle modifiche per quanto attiene il novero delle materie tassativamente elencate all'articolo 5, per cui la mediazione è ritenuta obbligatoria. A queste sono state aggiunte, per esemplificare, le materie di contratto, di franchising, d'opera e di rete. Un'ulteriore modifica molto rilevante, riguarda la materia del condominio, laddove l'amministratore può aderire e partecipare e dare inizio a una mediazione senza la necessità di delega o di autorizzazione da parte dei condomini. Un'ulteriore modifica molto rilevante, in questo caso da parte del giudice, riguarda la possibilità implementata da parte dello stesso di valutare lo stato degli atti, il fascicolo e, in base alla luce delle risultanze, demandare la mediazione. In ottica, di deflazione, qual è appunto, diciamo, il fine a cui mira l'istituto della mediazione, sono stati introdotti, degli istituti per far sì che sia in caso di mediazione con esito negativo, sia in caso di mediazione con esito positivo, gli utenti possano godere di agevolazioni fiscali. Queste agevolazioni sono di enorme portata, e questa è una delle più rilevanti novità che sono state appunto introdotte con la riforma Cartabia. La negoziazione assistita ha subito le principali modifiche in materia di diritto del lavoro e diritto di famiglia e in materia di accesso al gratuito patrocinio. Per quanto riguarda le materie ordinarie, vi è la possibilità di ricorrere ai modelli che sono stati introdotti dal Consiglio Nazionale Forense. Una seconda rilevantissima novità riguarda la possibilità delle parti in accordo di poter adire alla procedura e svolgere la stessa in maniera telematica. Laddove le parti decidano di ricorrere alla procedura telematica, gli avvocati delle parti dovranno sottoscrivere e certificare le firme dei propri assistiti. Infatti, è anche grazie a questo che si riconferma il ruolo di fondamentale importanza che gli stessi ricoprono in questa procedura. Per restare aggiornati sulle modifiche introdotte con la riforma Cartabia, continuate a seguire il canale YouTube di MEPLO.